Buonasera a tutti, io sono Martina e questo è Top Ten Nerd e nel video di oggi affronteremo una questione molto spinosa e complicata, ossia la questione 13 Reasons Why, ma non parleremo della serie in quanto tale, non vi starò a dire se è brutta, se è bella, se è fatta male, se è fatta bene, se abbiamo bisogno della seconda stagione. Non ne avevamo bisogno, vabbè, ma il punto della questione è un altro, ossia la censura. La censura che il Parental Television Council vorrebbe applicare a questa serie in quanto vuole chiedere a Netflix di rimuovere per l'appunto questa serie. Ma chi è il cos'è il Parental Television Council? Sostanzialmente è un'organizzazione nata nel 95, quindi questi rompono i cosiddetti da 23 anni, sì. E sostanzialmente il loro scopo della vita, come c'è scritto proprio sul loro sito ufficiale, è quello di proteggere i pargoli dalle scene di sesso, violenza o parolacce e quant'altro della TV. Ci sono un sacco di motivi per cui già l'idea di base di questa organizzazione è profondamente sbagliata. Ma non è di questo che parlerò in questo video, magari ne parlerò in un altro video, ma non è questo il caso. Qui voglio proprio parlare di ciò che dicono per quanto riguarda 13 Reasons Why. La serie non riusciranno a rimuoverla perché comunque, pure avendo le loro idee abbastanza, una diffusione mediatica abbastanza ampia, sostanzialmente però numericamente sono insignificanti, quindi state tranquilli, se vi volete vedere la seconda stagione in pace o fra 2 anni, non vi preoccupate che non la tolgono. Ma comunque già l'idea di volerla togliere è una cosa che veramente mi disturba alquanto. Ma perché la vogliono togliere? Diciamo per motivi abbastanza ovvi, sì, come adesso conosciamo quali sono i loro obiettivi, no? Sostanzialmente per via delle scene abbastanza grafiche presenti nella serie. Voi mi dite, ma perché si sono svegliati solo adesso? No, in realtà le scatole avevano già rotte per quanto riguarda la prima stagione, per i due stupri e per la scena del suicidio di Anna, ma poi sono tornate alla riscossa perché nella seconda stagione c'è un'altra scena abbastanza cruenta che mi sono accidentalmente spoilerata, ma ovviamente non vi dico, insomma, riguarda uno stupro. Ok, e quindi sono, diciamo, tornati alla riscossa. No, no, questa serie è troppo grafica, no, non va bene, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, perché tutto ciò è profondamente sbagliato? Allora, innanzitutto, se non avessero mai avvisato del contenuto di queste scene, avrebbero quasi avuto ragione, però il problema è che Netflix, prima delle puntate con queste scene, mette sempre l'avviso: guardate che qua c'è uno stupro, guardate che qua c'è il suicidio, se siete sensibili lasciate stare, insomma, cose del genere. E addirittura all'inizio della seconda stagione ci sono gli attori proprio, non mentre interpretano i personaggi, ma proprio gli attori. C'è una clip degli attori che vi dicono: ragazzi, in questa serie si parla di suicidio, di stupri, di autolesionismo. Se siete sensibili a questi argomenti, lasciate perdere questa serie o al massimo vedetela con un adulto di cui vi fidate. E danno anche, diciamo, dei contatti delle persone che, diciamo, sono sensibili a questi argomenti e che magari soffrono di depressione, hanno pensieri suicidi. Quindi diciamo che già il fatto che Netflix abbia avvisato, sinceramente, fa cadere qualsiasi motivo di voler censurare la serie, sinceramente. Ma qual è l'altro motivo per cui tutto ciò è sbagliato? Cioè il voler censurare la serie è sbagliato? È che il fatto che queste cose, che possono essere raccontate male, bene, insomma, non è questo il punto della questione, succedono veramente. Mi spiace di rovinare il mondo delle favole, di chi magari è d'accordo con loro, ma queste cose succedono veramente. La gente viene stuprata, la gente si suicida, la gente soffre di bullismo, la gente si droga, la gente si autolesiona, quindi è così, insomma.
Non nascondere queste cose non solo non risolve la situazione, ma anzi peggiora le cose, perché la gente così non si rende conto che certe cose esistono veramente, se non le vede in qualche modo rappresentate o raccontate, insomma. Quindi, secondo me, il fatto di voler censurare qualcosa del genere è altamente grave, oltre che sbagliato, moralmente, insomma. Cioè, mi dispiace, ma capisco che per alcune persone alcune scene possano disturbare. E anch'io comunque ci sono stata male, ma siccome l'avviso c'era, la responsabilità è mia. Alcuni diranno: vabbè, ma non tutti, frega di ciò che sta scritto prima della puntata. È un problema vostro se non ci fate caso, se non ve ne importa. Di sicuro non della serie, perché chi ha messo l'avviso si è, diciamo, fatto il suo dovere. Quindi, ovviamente queste cose devono disturbare, ma è giusto che disturbino, insomma, perché se vedete delle cose del genere e non provate in qualche modo disturbo, è un po' inquietante da parte vostra, sinceramente. Quindi, il fatto che questa serie è un po', tra virgolette, disgusti per le scene molto forti, è in realtà qualcosa di positivo. Perché è giusto che disgustino, è giusto che ti faccia impressione vedere uno stupro o una ragazza che si suicida, insomma. Quindi non vedo perché scandalizzarsi tanto del fatto: mio Dio, c'è una scena disturbante. Ma meno male che la trovi disturbante, se no saresti un po' uno psicopatico, insomma. Detto ciò, se volete in qualche modo cambiare la situazione, non nascondete, diciamo, qualcosa che rappresenta effettivamente cose che quotidianamente succedono e possono succedere a veramente tutti, purtroppo. Se vi sta davvero a cuore che cose del genere non accadano più, non nascondete ciò che le rappresenta, le serie, i film o quant'altro che rappresenta queste cose reali, realistiche, ma fate in modo voi che non accadano più. Voi dovete iniziare a prendere la consapevolezza di ciò che succede, di ciò che succede. Voi dovete tutti educare la gente al rispettare gli altri, al consenso e quant'altro. Nascondere tutto ciò non serve a nulla. Quindi, veramente, se volete fare davvero in qualche modo la differenza, non cercate di censurare, ma cercate di cambiare l'atteggiamento vostro e delle persone che in qualche modo potete influenzare. Detto ciò, noi ci vediamo alla prossima.